per combattere diciamo manovre non sempre efficienti poste in essere dai singoli stati, il G20 ha deciso, ha dato mandato all'OCSE di definire questo framework globale. Nel 2015 è stato presentato in occasione del G20 di Lima il final report del BEPS e si fonda su 15 azioni che sono riconducibili a 3 macro principi. Il principio della coerenza, dove i sistemi fiscali locali di tutti gli stati devono essere coerenti tra di loro. Il criterio della sostanza, ovvero quello di dover tassare il reddito nel paese in cui viene svolta un'attività economica sostanziale e viene creato del valore aggiunto, e il principio della trasparenza e della certezza del diritto, che si realizza per il tramite di scambi di informazioni in svariati modi. All'interno di questa cornice, nel corso degli anni, dal 2016 in avanti, l'Unione Europea ha emanato una serie di direttive anti-elusione, una serie di direttive di cooperazione amministrativa che vanno dalla gestione dei principi di deduzione degli interessi, tassazione delle control foreign company, materia di anti-ibridi, quindi per evitare situazioni di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione di flussi di reddito transnazionale, per arrivare poi a strumenti di trasparenza e di cooperazione che sono quelli del country by country reporting, del regime di mandatory disclosure, e si arriva così fino ai giorni nostri, 2021-2022, con il G20 di Roma, dove prende vita quello che viene definito il BEPS 2.0, ovvero la tassazione su due pilastri, il PIL Pillar 1, che è la tassazione dell'economia digitale, e il Pillar 2, che è quello della Global Minimum Taxation.